Oh, buongiorno ragazzi, finisce il video, ne inizia un altro. Altro giro, altro regalo. E due problemi, io devo provare a inserire. Adesso siamo fermi al semaforo, però ho questo accrocchio che devo capire come inserirlo perché ogni volta mi si stacca, ogni volta mi si smolla. Non è che sia questo granché, ma penso che sia un problema un po' di tutti. E io adesso lo tiro e tu dici, ah, è bello stabile, no? Poi nel giro di 2 secondi vedete che si smolla di già. Quindi devo capire un po' come sistemarlo. Oggi prevedo che arriverò in ritardo al lavoro, ho come questa impressione, perché c'è un traffico allucinante. Stamattina ha piovuto, sono andato in cantina a togliere le robe dalla lavatrice perché ieri sera ho pulito e quant'altro, e ho visto che c'era il riscaldamento acceso in cantina e tutte le porte aperte, quindi con le bollette di sti giorni, insomma, non si scherza. Quindi chiuso tutto, steso, sistemato, fatto colazione al fly, toast, spremuta, yogurt e tisana, anzi tè verde, al gusto di ananas e pesca. No, mango e pesca, buonissimo. Vi giuro ragazzi, ieri ho fatto la spesetta e al supermercato mi sono pigliato questo fantastico, fantastico, nulla da dire. Oggi devo andare al supermercato perché voglio fare il ragù e quindi mi servono tutti gli ingredientini. Voglio fare una bella porzione di qualche chilo, un paio di chili di ragù, e poi separo in tanti piccoli vasetti, metto in freezer e quando me ne serve uno sguinzaglio tiro fuori. E chi si è visto, si è visto. È iniziato proprio il periodo freddo. Stanotte sono stato bene sotto le coperte, ma perché appunto avevo non solo il piumone, ma avevo anche un piumone gigante, tra parentesi. Avevo quello e avevo una coperta riscaldante, uno di quelli che attacchi la presa e preghi di non prenderti la scossa. Ah, visto che devo fare ragù, di solito prendo le cose separate, solo che stavolta boh, ho trovato questi soffritti già fatti, che carote, seleno e cipolle, che è esattamente quello che prendo io. Ora ragazzi, mi manca il macinato, devo trovare quello. 5 minuti che giro a vuoto per cercare il cioccolato e forse l'ho trovato. Ah no, sono semplicemente torte. Dov'è la cioccolata? Mannaggia a me. Ah, eccola qua. È cioccolata? No, non è cioccolata, ce l'ho già passato prima dall'altro lato, quindi non me ne sono neanche accorto. Mannaggia a me. Ok, ragazzi, abbiamo trovato tutto, anche il cioccolato. Ok, ragazzi, spesa fatta, ora torniamo a casa. Ragazzi, vi giuro, mi sembra di imbrogliare, perché cioè, ho il soffritto già tutto pronto, la polpa, la carne, cioè già tutto fatto. Di solito mi metto lì a fare tutto e stavolta ho trovato tutto fatto. E questi due soffritti mi sa che sono un po' too much, quindi mi sa che abbiamo abbastanza verdure, perché il segreto di un ottimo ragù è anche quante verdure vengono messe. Qua, come vedete, ce n'è a bizzeffe di roba salutare. Quindi lo ingozzo fino alla fine. Perché abbiamo 1 chilo di carne, più di 1 chilo di carne, verdura, 1 chilo, anche quello, un po' tantina, dai, facciamo così. Queste mi tengo per la prossima volta, magari mi toccherà mettere in freezer. Allora, olio, qua ce ne vorrà un po' perché ce n'è un sacco. Adesso accendiamo fuoco alle polveri, magari lo mettiamo già, dai. Lo finiamo tutto. Vabbè, un tavernello finito. Adesso bisogna solo aspettare. Ecco, il tavernello si è ribellato e ha sporcato tutto qua. E qua mescoliamo. Ci vorrà un po', ovviamente. Ragazzi, un po' mi vergogno, è più forte di me, ma alla fine ho comprato un obiettivo, un bellissimo 35-150 f/2.28, quindi mi potrebbe essere molto comodo per i lavori. Non è per niente necessario, ma è comodo. Adesso lo provo. Cioè, ragazzi, ma guardate che stick che è comunque. Allora, la prima impressione è più leggero di quello che pensavo. Comunque le recensioni dicevano tutti che era pesantissimo, invece mi pare abbastanza contenuto il peso, tutto sommato, in primis. Secondo, l'autofocus sembra molto valido, l'ho provato così velocemente. Aspetta, fammi mescolare il ragù mentre parliamo. L'ho provato così velocemente, però
cioè sembra funzionare bene, è anche molto stabile. Aspetta, cioè, che bello. 35 mm 150 e va da f2 a 2.8, quindi estremamente luminoso. Vediamo nelle foto, ma cioè non penso che ci siano problemi da questo lato. Erano anni che non compravo un obiettivo. Mi pare anche molto nitido. Che bello, dai, son felice. Allora vi dico, cioè, forse avrei potuto benissimo evitare, perché come sapete, insomma, sto comprando casa, un po' di casini, 1000 passa euro di obiettivo si possono anche evitare, ma nel senso, io faccio anche questo di lavoro, se mi può rendere la vita un pochino più semplice, o comunque se posso metterci di meno a lavorare, a fare dei video, è tutto tempo riguadagnato alla fine. Poi comunque gli obiettivi, cioè, non perdono qualità e non perdono tanto valore negli anni, quindi potrei rivenderlo benissimo anche tra 4-5 anni per quasi il prezzo che l'ho pagato. Gli obiettivi, tipo io ho un Canon serie L 70-200 che adesso i prezzi dell'usato è più o meno quello che l'ho pagato usato io 6-7 anni fa, quindi cioè è un investimento, non come le macchine fotografiche tipo questa che è la quarta che cambio, o le Sony o così, tipo la mia Sony 7S2 che non è quella lì che vi ho fatto vedere, ma un'altra, lì nuova era 4200 euro e adesso se la rivendessi, se faccio 1000 sono fortunato, ma non penso. Sarei più sugli 800 euro secondo me, 700-800 euro, cioè ha perso un bel po', ragazzi, un quinto del valore, anche di più, una vergogna. E gli obiettivi tutto sommato mantengono il valore, quindi mi sto autoconvincendo che è stata una spesa oggettivamente equilibrata. Vabbè, ora continuo con ragù, ragazzi, a dopo. Oddio Davide, mi stai facendo bruciare tutto. Brucio tutto qua. Ma chi è? Ma bravo. Mamma mia! Vlahovic, che cazzo, ma che gol ha fatto? Di Canio che ha detto fai 2-0 contro il Genoa, ma e dici taci contro chi sei? No, non è il pallone. Ma che bocca voglia! Non so neanche chi ha segnato. Lasciate stare questa stanza, è un casino allucinante. Comunque, devo fare le teste un pochino più approfonditi per quanto riguarda l'obiettivo, ma per il momento sembra molto molto promettente. Comunque, a parte questo, ragazzi, il ragù sta venendo una bomba, infatti è lì che sta andando da 4 ore abbondanti. Adesso faccio andare un'altra ora, tra un po' vado a letto, lo spengo, lo lascio lì tutta la notte che un po' si riposa e domani mattina faccio i vasettini, così viene molto bene. Fantastico, fantastico. Poi domani devo fare gli gnocchi perché ho ospiti a cena e quindi faccio gli gnocchi fatti in casa. La ragazza che viene a cena è celiaca e quindi mi tocca farli di riso, visto che li cucino io. Non so, vediamo. Io di solito ho sempre fatti normali, ma con la farina di riso sono un po' dubbioso che possa venire bene. Ma tranquilli, si apprezza anche questo. Mamma mia che stanco. Io, ragazzi, sono stanchissimo, devo assolutamente riposare. Oggi in ufficio mi stavo per addormentare. O meglio, se avessi chiuso gli occhi mi sarei addormentato, ma non si fa. E quindi di conseguenza io adesso vi saluto, ragazzi, bellissima giornata, come al solito molto pimpanti, vi voglio vigorosi, soprattutto nel mettere mi piace qua sotto, nel commentare, nell'iscrivervi al canale, attivare la campanella e noi ci vediamo nel prossimo video di domani alle 11, ragazzi, come sempre. Dai, arriviamo a questi 2500 iscritti, manca poco, mancano 13 iscritti, manca poco, su. Su che ce la facciamo, mi fate felice, dai, fatemi fare un weekend sereno, vi do una settimana e speriamo di riuscirci, vi do una settimana, non ce la faremo mai. Vabbè ragazzi, noi ci vediamo, è stato bello, come al solito, io adesso sistemo un pochino la stanza così e poi vado a letto. Ciao!